Salve a tutte amiche ed amici che mi seguite in YouTube e in modo particolare al nostro amico Marcello Agosta, amico di Facebook che mi ha chiesto di menzionarlo perché mi segue sempre e guarda sempre tutti i miei video. Allora, un saluto cordiale a te, caro amico Marcello Agosta. Bene, visto che questa mattina ho del tempo a mia disposizione e che vi voglio parlare di qualcosa, un momento, scusate, ogni tanto i cani abbaiano, magari non si sentono. Inizio dicendovi che al telegiornale di questa mattina ancora una volta hanno parlato di Sanremo, perché Sanremo sta per iniziare. Io ho già fatto un video dove vi menziono a tutte e tutti, cari amici di Facebook, che fra l'altro parlavo di quello che pensava la sinistra italiana di Hillary Clinton e di Trump, come se quello contasse qualcosa, ciò che pensa la sinistra. E parlavo di Sanremo. Oggi ne ho sentito perché Sanremo inizia oggi. Speriamo che non inizi male, nel senso che hanno già sfollato l'edificio dell'Ariston per un rischio attentato bomba. Speriamo che gli integralisti islamici non se la prendano contro Sanremo, perché fra l'altro non sarebbero gli unici a prendersela contro Sanremo, voglio dire contro Sanremo. Ce ne sono stati tanti altri, soltanto che nessuno con intenti così tanto violenti. Ogni tanto mi viene da ordinare lo scrittorio perché ci sono sempre delle cose fuori posto. Allora, dicevo, io non ho mai seguito Sanremo, non lo seguirò, però te lo faranno vedere, rivedere, rivedere, rivedere in tutti i programmi, incluso in Dada, incluso nei telegiornali. Le interviste, le cose inedite che hanno provato e riprovato con centinaia di provini migliaia di volte, e poi saranno tutte delle scene inedite e te le presenteranno come inedite, addirittura te ne daranno l'anteprima di quello che potrà ineditamente succedere, come il buon Mollica fa delle interviste nelle quali si rivelano delle cose inedite, ma poi a Sanremo te le presentano come inedite. Allora, se già ne hanno parlato alla Rai, quanto sono inedite, non so. Beh, allora, chiuso il capitolo di Sanremo, prima un nostro amico mi ha chiesto sui risultati di una partita di calcio. Il nostro amico è Francesco Zamparo, che c'ha la figura di un granchio che fuma, e mi ha detto: capitano, secondo lei Roma-Fiorentina che risultato avrà? È l'ultima partita che mi manca per la schedina e sono fiducioso nelle sue capacità. Beh, caro amico, caro amico di Facebook Francesco Zamparo, che c'hai la figura di un granchio che fuma, ti piace collezionare granchi, perché purtroppo con me c'è preso un altro granchio che non fuma, perché io sono contro il fumo. Ma io non ho mai seguito in vita mia il calcio, perché per esempio negli anni 70-80 c'era troppa violenza negli stadi, soprattutto violenza che si trasferiva dall'ambito politico a quello sportivo, e ho sentito di molti morti che addirittura erano lasciati in disparte perché la diretta del calcio continuasse ad andare avanti, come molte volte si è lamentato il giornalista Bea, no? E anche Nino D'Amato. Veniva prima il business del calcio che non trasmettere gli incidenti e tutta la violenza che c'era intorno al calcio. Quindi a me il calcio non mi è mai piaciuto, neanche i mondiali di calcio, perché sono una cosa commerciale al massimo. Però badate bene la singolarità: io da bambino e anche da ragazzetto, fino a metà degli anni, credo fino all'82-83, perché sono del 69,
Ho fatto gli anni il 26 gennaio. Ho collezionato le figurine Panini del calcio, perché mia madre mi comprava l'album e le figurine, così giocavo con i miei coetanei che erano patiti del calcio. Io invece ero patito solo di intercambiare figurine e di finire l'album, che non ho quasi mai finito, perché finiva prima la scuola, per fortuna, perché me ne avrebbe importato una mizzica che fosse finito prima l'album e poi la scuola. D'altra parte, io facevo l'album di figurine Panini proprio perché frequentavo la scuola, se no non avevo motivo di intercambiare nulla. E quindi le uniche squadre che mi sono rimaste in mente furono il Sampdoria e il Lane Rosse Vicenza, che poi mi sembra quest'ultimo ha cambiato anche nome. E ho giocato assieme a mio padre al Totocalcio fin da piccolo e fino agli anni 80, poi non si è più giocato perché non abbiamo mai vinto nulla, o se abbiamo vinto, che ne so, 1000 lire d'epoca. Non d'epoca nel senso che erano banconote vecchie, perché magari sarebbero valse di più, ma 1000, 2000, che ne so, magari giocavamo 4000 lire in un certo momento e ci ritornavano, un po' come il caffè, che più lo mandi giù e più ti viene su. Però non me ne intendo di calcio, no, non mi è mai piaciuto, lo considero un oppio dei popoli. Infatti dicono che il calcio sia salutare. Ma perché salutare, socialmente parlando? Perché prendi 80.000 persone e le concentri in un unico luogo dove le puoi tenere controllate, entrano disciplinatamente negli stadi a una certa ora prima dei giochi, poi escono, si deconcentrano dallo stadio in modo disciplinato e ordinato, e in questo modo puoi controllare che le persone nel loro tempo libero, invece di andare in giro per la città, 80.000 persone che vanno in giro per la città, e molte città d'Italia hanno 2 o 3 stadi, quindi centinaia di migliaia di persone allo sbando, magari bevendo, ubriacandosi, che poi succede che bevono uguale, si drogano oggigiorno, però l'idea era quella che in ogni città del Regno Unito e poi del mondo i governi potessero controllare le persone attraverso gli stadi, perché il sabato e la domenica, invece di andare a zonzo, andavano negli stadi, si concentravano lì, vedevano lo spettacolo e poi ritornavano a casa a dormire per essere produttivi il giorno dopo, e così sfogare le loro tensioni. Quello che è successo invece in paesi come l'Italia, il Regno Unito, molti paesi d'Europa e del mondo, è che si sono traslate le tensioni, odio fra cittadini, odio politico. Per esempio, c'è molta discriminazione fra italiani del nord, del sud, di città antagoniste. Sono nati nuovi antagonismi, perché in una stessa città ci sono più di 2 squadre di calcio, allora si sentono che quello che tifa per l'altra squadra è un traditore della squadra originaria, come Roma Lazio, Milan Torino, che ne so, eccetera, Genova Sampdoria. Allora, invece di servire il calcio per tenere a bada la gente e concentrarla in un unico luogo dove si possa distendere i nervi attraverso tutta una serie di gestualità controllate, quando strillare, quando dire gol, quando eccitarsi, emozionarsi, quando arrabbiarsi, quando essere contenti, a quello gli aggiungono certo campanilismo che anche noi in Italia abbiamo, per cui si creano delle faziosità all'interno della tifoseria, che già il tifoso si comporta come il malato di tifo, no? E fra tifoserie di squadre diverse, di città diverse anche. Per esempio, già il fatto che uno sia tifoso, cioè che vadi a appoggiare una squadra, fa sì che non sia sportivo, perché lo sportivo dovrebbe accettare il gioco in sé e che vinca il migliore. Invece, quando si è tifosi, si va a appoggiare nel bene o nel male una squadra. Quindi tutto quello che fa la squadra
avversaria in quel momento è male, e chi appoggia la squadra avversaria può arrivare ad essere un nemico nei casi più estremi. Detto questo, punto a parte, ho già fatto tanti video sul calcio, mi sta a ritornare il latte caffè. Ma parlato sull'oppio del popolo che è Sanremo, parlato dell'oppio del popolo che è il calcio e lo sport in generale di massa, la politica, apprezzo molti di voi che mi vogliono candidato, deputato italiano, parlamentare, senatore o europarlamentare, e non so, bisognerebbe fare una petizione. Comunque, se voi volete fare un voto protesta, e ve lo lancio lì come provocazione, non è necessario che io mi candidi. Quando ci saranno le prossime elezioni, che già ci hanno deluso il PD, il PDL, la Lega, il PC, il PCI, Rifondazione Comunista, a Rifondazione Comunista, per non dire tutti i partiti del pentapartito, di quando che tutti ci hanno deluso, ma anche il Movimento 5 Stelle si sta invischiando, purtroppo, perché molti ci abbiamo creduto. Quando andate a votare, scrivete fra i nomi dei candidati di un qualsiasi movimento, magari scegliete il Movimento 5 Stelle, scrivete fra i nomi dei postulanti San Ten Chan, cioè scrivete il mio nome buddista, perché Chan ce l'ho aggiunto io, ma San Ten me l'hanno dato in un tempio buddista cinese quando ho preso rifugio nel 92. Quindi, se voi volete fare un voto di protesta, scrivete San Ten Chan, così magari la scheda sarà annullata, il vostro voto non varrà una mizzica, ma avrete protestato. Oppure scegliete con intelligenza quelli che vi sembreranno i candidati idonei del momento, perché se non votate o se mettete San Ten Chan, magari il vostro voto ve lo faranno contare in un altro modo, sostituiscono la scheda. Poi un'altra cosa, perché se non è interesse di nessuno ispettore dei partiti, allora la possono sostituire. Poi che mi veniva in mente che la Raggi, quando ha assunto il ruolo di intendente di Roma, cioè di sindaco, no? Di sindaco di Roma, di sindaco, era così raggiante, ma è stata raggirata o ci raggirava? Perché da dove vengono i pentastellati? Da dove vengono quelli del Movimento 5 Stelle? Perché all'inizio si sapeva soltanto che Beppe Grillo li appoggiava. Lui, che ha fatto sempre della satira politica, quando i politici iniziarono, come Berlusconi e Prodi e altri, a dire battutacce, lui ha iniziato a fare politica, ma sempre con la satira. Poi c'era dietro Casaleggio, Gian Roberto Casaleggio, che in pace riposi. Poi si è scoperto che c'era la Casaleggio Associati, che stavano facendo una piattaforma in internet dove la gente avrebbe potuto votare democraticamente, in forma diretta. Sarebbe stato il primo esempio di democrazia diretta. Ma chi controllava quei siti? Poi Marco Travaglio è passato con il Fatto Quotidiano al Movimento Pentastellato. Poi c'è stato l'ondata dei grillini, che da casa iniziavano a fare attivismo politico postando dei video e scrivendo nei blog per candidarsi al Movimento 5 Stelle. È stato il momento nel quale anch'io mi sono voluto candidare, perché non vi scordiate che quando Marco Travaglio disse in una trasmissione della 7 che il PD era una nave senza capitano, è stato lì che io ho messo il mio cappelletto di Capitan Sant'Enchan.
Ebbene sì, sono diventato a quel punto il capitan Saint-Enchan e gli ho detto al nostro amico Marco Travaglio: se cerchi un capitano per la nave del PD che va alla deriva senza capitano. Poi era successo anche il fatto di Schettino, no? Quando minchia, torni a bordo Schettino, minchia. Allora io gli ho detto a Marco Travaglio: se non vuoi che faccia la fine del Costa Concordia, il PD chiama me come capitano. E gliel'ho detto in un video, in vari video, ma in uno che c'è la fotografia del Titanic con il simbolo del PD. Cercatelo. E non mi ha risposto. Anzi, peggio, non mi ha proposto al PD come capitano del PD. Infatti, poi per colpa di Travaglio, tutte e tutti voi vi siete dovuti assorbire, ciucciare Renzi, prima come capitano del PD e subito dopo come sindaco di Firenze, o il contrario, e poi come primo ministro, cioè presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, senza che nessuno l'abbia votato. Almeno se mi proponeva a me come capitano del PD, magari Renzi era già sindaco, magari no. Comunque, o sarei stato sindaco di Firenze o sarei stato primo ministro, quindi sarei di sicuro stato migliore di Renzi. Lasciamo stare quello. Poi è arrivato il periodo, perlomeno un altro periodo, di videoblog di aspiranti sindaci pentastellati grillini, e io ho fatto i miei video, come voi tutti potrete vedere, cercateli, perché stanno in i miei discorsi ai miei sostenitori o qualche cosa del genere nella lista di riproduzione. Però cercate Movimento 5 Stelle, eccetera. E lì ho iniziato a fare dei videoblog proponendomi, in modo particolare uno che è stato commentato in Facebook, e Marco Travaglio non mi ha risposto. Strano, perché lui che dà ascolto a tutti non mi ha dato ascolto a me. E infatti poi è arrivata la Raggi. E perché dico tutto questo? Perché il Movimento 5 Stelle si è proposto come qualcosa di nuovo, che spaccava le regole e che dava un calcio al casellario della vecchia politica. Altro che Prima Repubblica, altro che Seconda Repubblica. Loro erano contro Berlusconi, loro erano contro D'Alema, Prodi, contro tutti, contro Bossi, contro... Poi si sa che la Raggi ha fatto il tirocinio nello studio di Previti. Previti e un altro lavoravano come avvocati per Berlusconi. Tutte le cose che stanno succedendo vicino a Marra, vicino ad altri del Movimento 5 Stelle, vicino alla Raggi, che sono cose, magari questioni vecchie, di interessi vecchi, di prima che facessero politica, ci fanno pensare che magari c'è stato certo conflitto di interessi nella nomina della Raggi. Allora, è stata raggirata o ci sta raggirando? Non lo sapremo mai. Qui il vostro capitano ha dei forti dubbi su quale sarà l'orientamento politico futuro dell'Italia, su come tenere dritta la barra del timone e su come mantenere la nave a tutta velocità. Poi in Italia, lo ripeto, criticano Trump perché vuole dare più lavoro ai nordamericani. Invece in Italia si continua a dislocare, a comprare dall'estero cose che consumiamo noi, quindi vanno gli imprenditori italiani a coltivare pomodori dove più gli conviene e poi ce li mangiamo noi. Che succede? Che parte del denaro rimane fuori, perché in parte lo guadagna l'industriale all'estero, in parte va in manodopera fuori, da noi rimangono i disoccupati
e il prodotto che compriamo, che paghiamo pure un dazio doganale. E così ci attacchiamo al tubo. Veramente è un qualche cosa che lascia attoniti. Però come caspita si fa? Siamo arrivati ad avere un'industria autolesionistica. Molti criticano Trump perché non vuole fare più entrare persone, ma lui non ha detto che farebbe quello. Lui ha detto che ridurrebbe il numero degli affluenti, li considererebbe più per i meriti. Poi criticano Trump per i 3 mesi o 6 che ha bloccato da certi paesi l'entrata di persone. Vabbè, potrà sembrare severo, ma non criticano né Barack Obama né Bush Jr. per aver bombardato più di forse 16 anni quegli stessi paesi. Bush padre o Bill Clinton, mi sembra Bill Clinton, in Somalia, con centinaia o migliaia di morti, ha bombardato una fabbrica di aspirine pensando che fosse un covo di Al Qaeda. Era Bill Clinton negli anni 90 e nessuno disse niente. Bush padre anche ha fatto la prima guerra del Golfo. Bill Clinton, tanto liberale democratico, ha bombardato un sacco di volte Baghdad, più di Bush padre e Bush figlio, facendo centinaia di migliaia di morti con missili teleguidati che colpivano chirurgicamente, evidentemente calcolando il numero anche di vittime collaterali, perché altrimenti che missili intelligenti erano. Eppure nessuno ha detto niente durante il mandato, perché mi sembra che è venuto prima Bush padre e poi Bill Clinton. Durante il mandato di Bill Clinton, che ha dovuto interrompere il suo secondo mandato, se non mi sbaglio, non so se ha fatto un mandato solo, per colpa dell'embargo che ha fatto Bush padre, sono morti quasi 1 milione o 2 di bambini soltanto a Baghdad. Eppure Dick Cheney continuava a fare accordi petroliferi con Saddam Hussein nel famoso programma che voleva spacciarsi per umanitario, Full for Oil, cioè petrolio per cibo e medicinali, che magari venivano consegnati ma andavano agli iscritti al partito Baath, il partito di Saddam Hussein, e a quelli che erano favorevoli al regime, e compravano quegli alimenti nei supermercati, non è che glieli davano neanche gratis, e ci guadagnava Saddam Hussein. È come se non gli dessero del denaro per sfamare i bambini a cambio del petrolio gratuitamente, ma gli dessero dei soldi perché lui quel cibo lo vendeva alle persone che stavano bene. Questo i nordamericani lo sapevano e non hanno fatto nulla per sanzionarlo, per dirgli: no, guarda, noi ti diamo a cambio del tuo petrolio il cibo e i medicinali per la gente che soffre, perché gli altri sono ricchi e hanno denaro. Infatti dalla prima guerra del Golfo alla seconda, Iraq si era ripreso, anche se c'era una parte di popolazione denutrita e soppressa, ma come anche prima che ci fosse la guerra del Golfo, la prima, perché da sempre America, gli Stati Uniti del Nord America appoggiano le dittature, e quindi quando gli vendevano le armi chimiche di distruzione di massa e forse anche le armi nucleari piccole, tattiche strategiche contro l'Iran, tutto andava bene. Quando hanno voluto invadere il Kuwait, allora lì li hanno attaccati. Poi nella seconda guerra del Golfo il pretesto è stato che avevano le armi di distruzione di massa, ma perché avevano quei sospetti? Perché loro stessi gliele avevano vendute durante la guerra contro l'Iran, solo che le avevano consumate tutte, e poi dopo
10, 20, 30 anni quelle armi perdono di efficacia, soprattutto le chimiche e le batteriologiche. Le nucleari, le poche che avevano, le hanno già usate tutte contro l'Iran. Infatti ci sono stati molti morti, come anche durante la guerra alla ex Jugoslavia, che molti degli aviatori, dei soldati e dei marinai italiani sono stati intossicati e uccisi da cancro prodotto dal polonio, dall'uranio 14, da queste cose qua. Quindi, come dire, non si critica Obama, Bush, Bill Clinton, Bush padre, per le guerre che hanno fatto a questi 7 paesi, e adesso si critica invece Trump perché vorrebbe mettere un freno all'immigrazione, ma un freno che durerà qualche mese, giusto per vedere quali sono gli standard e i requisiti per andare a vivere in Nord America, perché nel frattempo Nord America ha finanziato un sacco di gruppi estremisti e guerriglieri, quindi quelli che ormai sono diventati dei guerriglieri sono dei criminali. Quando gli hanno chiesto: ma lei non ha paura ad allearsi con Putin, che è un criminale, perché per i nordamericani è un criminale tutti coloro che non stanno con loro, Trump correttamente ha risposto: non potrei mai avere questa paura, perché anche a casa nostra abbiamo molti criminali, in riferimento a Hillary Clinton, a Bill Clinton, a Obama, a Bush padre e Bush figlio, che hanno iniziato tutte queste guerre. Lui ha detto che queste guerre non avrebbe mai iniziate. Poi bisogna vedere se è vero, perché tutti i presidenti rispondono a delle agende occulte, che non sono tanto quelle agende che credono i cospiranoici dei Bilderberger, dei Rosa Croce, dei framassoni, ma dell'industria armamentizia, della finanza, della Federal Reserve e dell'industria in generale. Perché lì dove loro distruggono, loro ricostruiscono. Il piano Marshall ha permesso all'Europa a rialzarsi, ma l'ha indebitata, e ha permesso il fiorire dell'industria edilizia nordamericana, che veniva a ricostruire in Europa con materiale, con tutto. Quindi parte della Germania è stata, e del Giappone, sono stati tutti ricostruiti non solo con fondi nordamericani, ma addirittura con ingegneri, con materiale nordamericano, eccetera. Quindi i nostri amici dovrebbero imparare da Trump, soprattutto la sinistra, perché elogiano tanto Hillary Clinton, Barack Obama e Bill Clinton, che invece hanno fatto cose in linea con Reagan, Carter, Nixon, Bush padre, Bill Clinton, Bush figlio. Cioè c'è stata sempre una continuità storica. Però la sinistra è cieca. Non perché la nostra sinistra sia di origine cieca con la K, o perché abbia i metodi della polizia segreta della Germania dell'Est, la cieca, ma perché si è ciecata. Come dire, e questo è stato un video perché ho avuto il tempo di farlo. Adesso sto nei panni, anzi nel cappelletto del capitano Santenchan. Mi sono postulato per guidare come capitano il PD e non mi hanno risposto. Mi sono postulato anche senza essere capitano, giusto come Santenchan, per essere grillino, per essere pentastellato, e non mi hanno accettato. Adesso ci avete avuto per più di 2 anni Matteo Renzi e vi beccate la Raggi, che non si sa se l'hanno raggirata, ci sta raggirando, o tutte le due le cose. La raggirante raggirata ci sta raggirando, come direbbe Oreste Lionello,
raggirata, raggi, raggirante, raggirantemente, raggirata, ci sta raggirando. Raggiante, raggiantemente, la raggi, raggiranta, raggirantemente, raggiata, ci sta raggirando. Ci sarebbe da piangere se no, ma ridiamoci su, perché tanto è lo stesso. Raggiante, raggiantemente, la raggi, raggirata, raggirantemente, raggiata, ci sta raggirantemente, raggiando, sta raggi. Io ci ho creduto molto nel Movimento 5 Stelle, non vi nascondo che non so se nel 2013 li ho votati. C'è un mio video, cercatelo, dove io vi faccio vedere la scheda elettorale, perché nella giurisdizione esteri si vota per posta. Allora, grazie di avermi seguito fin qui, un abbraccio a tutti. Soprattutto devo riprendere il foglietto, perché io ho una memoria di ferro, anzi d'acciaio, sono l'Albert Einstein della memoria. Un saluto a Marcello Agosta, spero che stia bene, che facci vacanze nella costa e si mangi l'aragosta, rubando, che è quello che costa, rubando una battuta a un film di Nino Banfi. E rispondetemi nei miei commentari a questo video di quale film si tratta. Mangia l'aragosta, che stiamo qui nella costa, non sai quanto mi costa. È un celebre film di Lino Banfi che forse nessuno di voi che siete giovani l'avrà visto, ma cercate in YouTube Lino Banfi aragosta, quanto mi costa, queste cose. Magari qualcuno ha caricato lo sketch, mi sembra che sta con Pierino, che è Alvaro Vitali, che adesso ai 70 anni, siccome la sua carriera era molto impegnativa, ha avuto il tempo, ha trovato il tempo di girare un porno con come si chiama, con Rocco Siffredi. Con Rocco Siffredi, voi ce lo vedete Pierino, cioè Alvaro Vitali vestito da Pierino ai 70 anni con le bermuda che gli rimangono molto corte, fare un porno assieme a Rocco Siffredi? Io non l'ho visto e spero di non vederlo mai, perché già mi sembrava strano Alvaro Vitali, quando era molto più giovane faceva da Pierino, che sembrava veramente, e con rispetto parlando, per la sua arte, un cretino. Figuriamoci vederlo fare un triangolo con Siffredi. Veramente sarebbe come vedere, che ne so, Aldo Fabrizi fare un porno agli 90 anni, o vedere fare un porno Raimondo Vianello agli 80 anni. Non credo che per un attore vero sia un qualche cosa di decente. Sarebbe come vedere Rocco Siffredi recitare ai 70 anni l'Amleto. Ecco, anche quello mi sembrerebbe un qualcosa di indecente. Chissà che ci farebbe con il teschio. Su questa ultima mizzicata, chissà che ci farebbe con il teschio Rocco Siffredi se recitasse l'Amleto agli 80 anni, magari una circoncisione coi denti del teschio. Vi lascio, grazie di avermi seguito. Ho avuto del tempo, perché purtroppo ne trovo sempre di meno ultimamente, faccio un video ogni 14-20 giorni, anche perché mi demoralizzo un po', io vorrei avere più audience. Mi raccomando, compartite i miei video fra i vostri amici, aiutate questo canale a crescere. Già mi hanno dato $150, ma vorrei che fosse tutti i mesi, o almeno che sia 10 volte di più tutti i mesi, non una volta ogni 4 anni. Allora vi ringrazio a tutte e tutti, ciao, statemi bene, statemi a cuore, continuate a seguirmi in Facebook, in Google Plus, in Instagram, diffondete le mie pubblicazioni anche in Twitter, non lasciate di seguirmi, condividete tutte le mie pubblicazioni, forse un giorno riusciremo a raggiungere un effetto virale, perché se raggiungeremo un effetto virale sarà insieme, così poi festeggeremo.
Ciao, e proponetemi dei temi!